Fate insieme Emile e Jacopo. Partiti in questo momento Monreale Luca e Frank Marco per Team Isotto Giovanissimi. Segue Castellano Vittoria, pedale Flebanese, mentre transitano sotto l'arco per i loro tre giri di percorso. Dicevo Castellano Matteo, da Zang Alessandro. Del pedale Manzelli. L'anno scorso abbiamo incassato 6.000 euro con queste proteste. Ho sbagliato un altro. Ecco gli occhiali, eccoli che arrivano. Tra i miei errori abbiamo un atleta in furia. Vai a tutta, dai! La Bugliese, il numero 61 forse. Lorenzo Sione, che insegue gruppo sgranato. Come vedete, già la categoria G2, come si dice in friulano, è van a manette. Non molla. Un duetto, due atleti al comando, con un notevole distacco. Suono della campana per l'ultimo giro. Pedale Flebanese e Lagunare. I due atleti, non è Lagunare. Bugliese, no Flebanese, l'ha anche scritto Lorenzo Sione al che segue. Chiude il gruppo l'atleta del Doni. Dietro le transenne sui marciapiedi. Fuggitivi sono arrivati. Leggermente staccati questi corridori. Alessandro Aldoni. E piano piano tutti questi bimbi devono concludere la loro competizione. Bravo, quanto al numero 80, aspettiamo il doblò. Buongiorno. Che numero hai? 30, mi dici buongiorno. Allora, vieni a Vittorio. Vieni a Vittorio. Che volta che non vuoi? Sì, sì, vai. Hai il numero? Per cortesia, mettilo a destra col numero. Infatti che è grande come la seconda. Volava la guerra. Ora a destra e a sinistra su che? Allora, siamo arrivati alla categoria G4, i ragazzini avranno 7 giri da percorrere. Veronica!
chiamare il nano? Poi G1 e G2, ecco che sono partiti in questo momento i 33 atleti partenti sui 43 iscritti, abbiamo 33 partenti. Parte subito l'atleta di casa, Daniel Balconi, a fare l'andatura. Subito si parte a velocità sostenuta per questi 7 giri del percorso. Abbiamo fatto il pieno, le moto non è che si fermano. Ecco il gruppo, e qua c'è un'andatura un momentino più, gruppo compatto, ma qua come si dice è Manning e Van. Abbiamo un atleta del Pasiano che cerca di scappare, però è seguito dal numero 49 del team Isonzo, Miniusi Giacomo, e dai due alfieri del pedale malzanese. Ecco il passaggio. Gruppo unito, comandato da un atleta del Pratic Ceresetto. Chiude il lotto dei concorrenti partecipanti un atleta del Pieris. Tre giri al termine, vi ricordo che ogni giro da percorrere. Atleta del Pasiano, seguito da un atleta del pedale manzanese, Buratti Nicolò, in seconda posizione, ma ancora i giochi sono là di venire. Andatura vivace, leggermente più sostenuta. Siamo all'ultimo giro, suono di campana, ultimo giro. Della Sacilese, gruppo. Vediamo le moto avanti, attenzione che arrivano, vediamo, bravo Nicolò, bravissimi, volatone da professionisti.